bentornati in un nuovo video. Domenica mattina io ho messo gli occhiali perché stavo rispondendo ai vostri messaggi sotto l'ultimo video. Ci siamo svegliati circa un quarto d'ora fa, io ho preso il protettore per lo stomaco e nel frattempo ho messo i cornetti che noi prendiamo al Conad. Purtroppo quelle delle Tramarie non le troviamo più, ma questi del Conad vi dirò che sono molto buoni, perché comunque è da un po' che non andiamo al bar a far colazione. La nutrizionista mi ha detto che posso eventualmente andare al bar la domenica. Ho messo su i cornettini, hanno rimasto ancora 2 minuti, io li faccio cuocere moderatamente per qualche minuto in più. Andrò a bere il latte, io me lo riscaldo nel microonde, quello lì mio marito invece si fa, non lo so, cosa vuole. Nel frattempo nel letto che guarda il telefono. Io stamattina devo fare parecchio in casa perché ieri avete visto, ho girato il video anche ieri, non ho fatto si può dire nulla. Oggi devo cambiare le lenzuola, devo cambiare il copridivano e devo togliere la polvere. Volevamo andare a fare un giro al mare, magari ci andiamo oggi nel pomeriggio. Vediamo un attimino, la casa devo assolutamente pulirla, non ci metto tanto, solitamente la domenica mi dà una mano anche mio marito, quel po' che lui sa fare, e così vediamo se ne abbiamo voglia, andiamo a fare un giro al mare, a salutare il mare, perché noi abbiamo la fortuna di averlo vicino, fatto, e ed è bellissimo. Poi è andata una bella temperatura anche oggi. E niente, ci sta. Non so se metterci lo zucchero a velo sopra, non mi va. E niente, noi facciamo quella. Sto spolverando, ragazze, e ho riutilizzato questo prodotto che io ho da tantissimo tempo nella mia scorta detersivi. L'ho utilizzato, mamma mia che faccia, all'inizio quando l'ho presi, ed è della Super 5, il profumissimo, questo qui non so che fragranza sia, non mi ricordo, comunque si può utilizzare per spolverare più deterge, si può spruzzare all'interno dei lavandini, diciamo negli scarichi per profumare la cucina o il bagno, e profuma anche l'ambiente e si può utilizzare anche, ops, è pesantissimo sui tessuti. L'altro l'ho terminato e ho tirato fuori questo prodotto qui perché sono proprio mi sono fissata per consumare tutti i prodotti che io ho nella mia dispensa. Non voglio più acquistare un prodotto per la pulizia, infatti sto facendo così. Ovviamente acquisto, non so, la candeggina o la morbidente, ma non sto facendo più le scorte perché per fortuna non sono più neanche in quella fase lì come tempo fa, che ero veramente fissato anche per i trucchi. Compro le cose solo quando le termino. Allora, ho tolto il coprimaterasso, ho passato anche l'aspirapolvere, ho steso una lavatrice, ho messo su la lavatrice delle lenzuola e del coprimaterasso, ma non saprò dove stenderle perché fuori ho steso la lavatrice che è andata ieri sera strapiena, perché le sto facendo andare veramente colme, e guardate il mio stendino. E a questo punto non so se aspettare stasera per stenderle, perché non voglio assolutamente attaccare l'asciugatrice, perché è andato 25-26 gradi, e sapete, io non l'attacco mai, se non proprio in casi dove piove o... cioè anche nel periodo estivo sinceramente io non mai attaccata. E niente, continuo a togliere la polvere e basta, perché sono già le 8:30 e sono già stanca. No, però non è che ho tanta voglia, ma devo farlo visto che domani inizia una nuova settimana molto tosta al lavoro, come ormai tutte le settimane.
pulizia. Come ormai tutte le settimane, si è fermata qua vicino. La domenica mattina assolutamente mi devo portare avanti, così domani, che lunedì, che lavoro dalla mattina fino alla sera tardi, si può dire che vivo di rendita. Segnalarvi anche questo prodotto qui, Splendid Legno dell'Emulsio, è ottimo, io ce l'ho da un bel po', lo utilizzo per pulire il portoncino, la porta d'entrata, perché fuori è proprio tutta legno ed è pazzesco, mi sto trovando molto bene, è con olio di cedro e ha un profumo ottimo. Questo qui, quando lo termino, lo riacquisto. Adesso do il mocio, ho messo giusto un po' di candeggina e ho cambiato la parte del mocio e ho preso questa pulita. Alla fine oggi non so se usciamo, adesso vediamo. Volevo farvi vedere che ho spostato due cose, sembra già di avere cose nuove. Allora, ho messo questo qui che ho preso da Pepco, l'avete visto in un video, ed era lì. No, adesso scusate, ma ho appena finito di lavare il pavimento, devo sistemare. E questo vaso con i fiori che io avevo nel corridoio. E questo qui l'avevo preso dai cinesi e anche queste, e ragazze, mi piace tantissimo, da quel che di nordico che mi piace troppissimo. E questo che era qui, diciamo il centrotavola che era qui, l'ho messo, adesso vi faccio L'ho vedere. messo qua sotto la friggitrice d'aria, perché prima sotto la friggitrice d'aria c'era lui, ma era troppo alto e quindi ho preferito metterlo lì. Ripeto, quando andrò magari da Pepco, se lo trovo dello stesso colore, perché rimane più chiaro, mi piacerebbe prenderlo. E invece la friggitrice d'aria rimane più bassa. Ecco, mi sembra anche un angolino diverso, un angolino nuovo. Ho finito di pulire il terrazzo, l'ho spazzato, gli ho dato lo straccio. Ho lo stendino che ormai, secondo me dura ancora poco, e nel frattempo mi ha finito anche le lenzuola e il copridivano, ma non so dove stenderlo. Purtroppo non si stanno asciugando, anche se c'è il sole, è molto umido e non vedo l'ora di portare via questi materassi. Ho pulito tutto, 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 anche qui, e magari oggi a mezzogiorno pranzeremo qui fuori, perché comunque si sta benissimo. Ed è anche tutto pulito. Ho pulito anche qui dove c'è la pianta. Adesso, appena arriverà il freddo, ho deciso di metterla sopra al mobile della cucina. Non credo questa parte qui, penso più dall'altra parte, così almeno non mi muore, perché mi dispiacerebbe tantissimo, è bellissima. Allora, ragazzi, abbiamo deciso di rimanere a casa. Non abbiamo voglia di uscire. Dopo, eventualmente, vado a farmi la mia solita camminata. Oh, ho il tatuaggio, ogni tanto me lo gratto. Anzi, dopo devo mettermi la crema. Cioè, guardate, ho iniziato a fare il cambio armadio. E niente, lo voglio prendere. Me lo voglio prendere proprio in mano e me lo voglio pulire bene e programmarmelo bene. Adesso, magari, inizio da questa parte qui e poi il cassettone del letto ci penso, anche perché quest'altra settimana voglio fare un ordine IKEA. Ho visto che le spese di spedizione sono 5 euro, quindi neanche andare a Rimini, che spendiamo un sacco di più. Voglio comprare un nuovo copripiumino, perché questo materasso rimane diverso rispetto a quello che avevamo prima, e poi voglio prendere un vaso da sostituire uno che ho, e delle scatole proprio da mettere all'interno del mio contenitore, dove voglio distinguere, lo so, alcune cose. Dopo magari lo faremo insieme. Allora, io adesso lo svuoto tutto, così lo pulisco e poi iniziamo a fare il cambio Guardate armadio. cosa ho ritrovato nel mio armadio, che avevo preso da Terranova. Le panta, come le sto cercando io, ma vabbè, ragazze, per fortuna che non le ho prese. Le voglio prendere marroni, una verde e una nera. Benissimo, cioè, guardate qui il casino, ragazze. Ah, il casino. Allora, sto sistemando. Ho trovato questo metodo per piegare i pantaloni e vi dirò che mi piace tantissimo. Non so se lo vedete,
cioè infilo proprio le gambe all'interno e le alterno una volta a destra, l'altra volta a sinistra. Cioè adesso ad esempio quello di là, in fondo, sentite mio marito il casino, e questa volta, scusatemi, la vita è lì, la vita è di qua, in modo da alternare e avere più spazio. Qui ho messo tutti gli scuri, qui tutti i jeans, qui ho messo un attimo le pantacalze e lì ho messo tutti i colorati. Allora, l'armadio l'ho terminato, però voglio andare a comprare tutte di queste qui perché ne ho, ma non bastano. Le voglio prendere da IKEA. Allora, dopo tiro giù anche il ferro a vapore e mi stiro queste camicie. Dunque, ho cercato di seguire una logica andando per colori, quindi qui tutto il verde, qui tutti i beige, qui tutti i bianchi e via dicendo con il nero, e qui ho messo tutte le cinture. Nella parte bassa vi ho fatto vedere prima tutti i pantaloni, poi qui ho messo il pigiama, le divise da lavoro e tutte le panta. E poi invece nella parte alta anche qui ho cercato di seguire una logica, ma boh, beh, sembra sempre incasinato. Comunque, lì per colore adesso poi li devo sistemare, e lì diciamo andando appunto per colore, lì in basso tutti i pantaloni estivi e qui tutte le tute, così sono a portata di mano. Però devo assolutamente, ops, sistemare per bene in avanti queste qui, perché sono un po' sacrificati. Comunque c'è un profumo, ragazzi, di pulito incredibile. Allora, adesso, visto che ci sono, non voglio rimandare a un altro giorno, voglio liberare il contenitore, così vado a mettere, ops, le maglie invernali qua e le maglie estive dentro il contenitore. Grazie, ho finito. Sto malissimo, un gran male alla schiena. Qui ho il nostro piumino che ho lavato la primavera. Mamma mia, ragazzi, che mal di schiena! E qui ho fatto tutto. Adesso vi faccio vedere l'armadio. Non è come proprio lo volevo io, soprattutto nella parte estiva, ma l'importante è che sia pulito e a posto. E questa è la parte invernale. E poi qui ho messo le maglie invernali. Faccio vedere, non è che ho sistemato benissimo, ragazze, perché non sto proprio al massimo della forma. Le ho messe tutte così, ho cercato di metterle per colore, ma ripeto, l'importante è che sia tutto pulito. E basta, ragazze, sono distrutta, distrutta, distrutta. Volevo andare a camminare, ma cioè, guardate la faccia, ci ho messo 5 ore solo per fare il mio, e poi si può dire che non ho ancora finito perché ho qualcosa ancora qua da mettere a posto. E ho fatto dei sacchi che darò al compagno di mia figlia che spedisce a Santo Domingo. E adesso voglio dare un po' di aspirapolvere qui in camera da letto perché comunque c'è un po' di casotto, e poi vado a ritirare i panni da fuori, qualche cosina, e basta, relax fino a domani. Stasera abbiamo detto che facciamo la pizza surgelata. Mi voglio fare una mega doccia, non mi lavo i capelli perché li ho lavati l'altro giorno e sono puliti. E niente, ho proprio bisogno di distendermi, sono a pezzo. Diciamo che anche questa domenica non è stata sicuramente rilassante, però mi sono fatta il cambio dell'armadio, che è una delle cose che io detesto di più perché so di metterci tanto, sono molto scrupolosa e pulisco fino in fondo, diciamo che ci metto del mio. E niente, adesso finisco di dare l'aspirapolvere e poi mi rilasso un po'.
ragazze, non posso non andare a camminare. Allora, quindi mi sono preparata, vi dirò che mi sono riposata mezz'oretta. Io poi spesso mi chiedete: Sabri, ma come fai? Io sono una persona iperattiva, dormo le mie 8 ore e poi a me piace, non ho preso questa parte qui, fare, io non riesco a stare sul divano, per me è tempo perso, cioè certo, quando sono molto molto stanca mi metto sul divano, però amo talmente tanto muovermi che faccio fatica a stare ferma. E quindi adesso mi vado a fare una mia 40 minuti di camminata, non velocissima, proprio per rilassarmi, perché comunque fuori ci saranno 30 gradi ed è come riassaporare un po' la primavera, visto che saranno le ultime giornate. Voglio proprio stare all'aria aperta e con la mia musica e prendere ossigeno. Porto anche fuori lui, così gli faccio fare un'altra passeggiatina. Mia figlia è stata da IKEA ieri, si è comprata delle cose per la camera, infatti qui c'è, adesso è andata da suo babbo che c'è una festa, il suo babbo fa una festa, non so che cosa, qui c'è la borsa IKEA con le cose da buttare, ha preso delle scatole, però ha detto che ne aveva presa anche un'altra, bianca credo, ma non se l'è ritrovata, e poi si è comprata questo copripiumino bianco, se l'è voluto prendere, e voleva prendersi lo specchio nuovo, perché questo qui ce l'ha da tanto tempo, è molto più da bambina, diciamo, e adesso quando magari ne approfittiamo uno di questi giorni, ci andiamo insieme. Poi ho comprato questa e anche dei portascarpe, però non so dove l'ha messa, perché è andata via di corsa alla festa del suo babbo, poi quando torna ha detto che finisce di sistemare la camera. Ne ha presa un'altra, ne ha prese due, non so che cosa voglia fare, ma la camera è la sua, se la sistema come vuole, c'è un po' di casino. Questi due cuscini li voglio mettere io in camera, perché sicuramente ordinerò delle cose da IKEA, forse ve l'ho detto prima, voglio cambiare il copri di piumino e voglio adattarci non più quei cuscini piccolini, ma due di questi, visto che ne ho tanti, ne abbiamo accumulati tantissimi in questo periodo, non li voglio buttare, li vado a sostituire a quelli lì. Allora adesso io finisco di prepararmi, porto fuori Joy e poi stasera, appunto ve l'ho detto 25 miliardi di volte, la pizza. Nel frattempo mi sono tirata fuori anche il pigiama pulito che avevo steso ieri, così dopo mi faccio la doccia e mi metto il mio pigiamino pulito, adesso un paio di calzettini puliti, le mie cuffiette e vado. Terminata anche la mia camminata. Allora, adesso ho tirato fuori il computer perché stasera voglio far uscire un video e quindi devo finire di editarlo. Mio marito è andato in palestra anche lui, ha detto ne approfitto così e domani mattina, altrimenti lui sapete cosa fa? Si alza molto presto la mattina prima di andare in ufficio, alle 6:30 è già in palestra, si fa la doccia e va in ufficio. Così ha detto almeno domani mattina non ci vado, e vi dirò ragazzi, è stata una giornata pienissima e ho già visto su Instagram che mi state scrivendo e mi chiedete: Sabri, come fai? Sembri Wonder Woman. Io sono una persona, l'ho detto sempre, iperattiva, mi piace la vita, mi piace viverla proprio a pieno, faccio fatica, sì, mi rilasso, mi metto sul divano quella mezz'oretta, a me non serve di più, ma a me piace proprio viverla, soprattutto quando ci sono delle giornate così, mi dà fastidio stare in casa. Io anche solo una passeggiata mi rende felicissima, cioè il sole per me è vita, e quindi sono andata a fare una camminata, avevo detto faccio 40 minuti al massimo, invece ho fatto un'ora, si stava benissimo. Io poi comunque vado al parco, era pieno di cagnolini, pieno di bambini, cioè bellissimo, lo adoro, e niente, tornare a casa con tutta la casa pulita per me è una cosa, cioè entrare, sentire il profumo di pulito è qualcosa di straordinario, veramente. Poi ho messo anche questo qui nuovo, perché l'altro l'avevo terminato, questo qui lo prendo da Attigotà, ragazze, prendetelo, si chiama Fragranteria, è
No, vabbè, si sente dalle scale. Io ormai non lo sostituisco più con nessuno, quello per me, e chi lo ha preso mi ha ringraziato. Adesso quando andrò ad attività ne voglio prendere un paio perché è proprio l'ultimo. Comunque un mesetto quello mi fa, e ho notato che mio marito si è anche già preparato il pranzo per domani. Guardate, io ho trovato anche questi strofinacci nuovi nel mio armadio e li lavo e butto quelli che ormai si sono rovinati. Io infatti quando li trovo in offerta li compro sempre, perché ogni tanto faccio un decluttering anche di quello. Allora, adesso io edito il video che faccio uscire stasera. Avete notato che sto cercando di farvi più video possibile perché mi piace proprio tenervi e tenermi compagnia, mi piace tantissimo. E quindi se riesco ne faccio altri. Oggi è stata una domenica insieme a voi semplicissima, siamo stati a casa, ieri sera idem, siamo stati a casa, ho fatto delle patate con la friggitrice ad aria, ci siamo guardati Tutti che Vals, ma io sono una persona che quando sono le 9:30 già dormo, ecco perché mi dite ma non dormi, io mi alzo presto la mattina ma vado a letto molto presto anche la sera, anche lui direi. Basta ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, adesso edito il video, vado sotto la doccia, mi metto in pigiama e sto in re. In più ieri mi sono dimenticata di salutare Sara, perché ieri quando eravamo all'iper della mia città, io e mio marito con il carrello che stavamo facendo la spesa, mi sono vista arrivare di corsa una persona verso di me, questa bellissima ragazza bionda, proprio tutta emozionata, io non riuscivo a capire perché io mi dimentico che faccio video, cioè, e quindi dico ma chi è? E lei ha iniziato a dire sì, vi seguo, siete bellissimi, siete ancora più belli dal vivo, siete bellissimi, Sabri, io faccio colazione con te. Allora gli tenevo la mano perché la vedevo molto agitata e dopo ho capito ma chi sei, come ti chiami, sono Sara. E quindi Sara, io ti saluto, ti ringrazio anche da parte di mio marito, perché mio marito rideva perché proprio carina da morire, carina, anche dopo abbiamo continuato a parlare di te, mi raccomando non ti dimenticare di salutare Sara, ma ieri mi sono dimenticata, quindi ti saluto oggi, anzi lasciami un commentino, così vedo bene chi sei, grazie Sara, sei stata carinissima, davvero, grazie di cuore, grazie a tutte voi. Ragazze vado, vi saluto, vi mando un bacione, e se vi va, sempre solo se vi va, la Sabri vi aspetta qui al prossimo video. Ciao amiche mie, vi voglio tanto bene.